Tu dicesti, sono venuto non per i sani ma per i malati, sono venuto per i peccatori non per i giusti. Signore, qui tutti siamo malati, tutti siamo peccatori e tu sei venuto per noi per liberarci dal peccato e liberarci da tutte le nostre malattie. O medico divino, siamo qui ai tuoi piedi, siamo prostrati ai tuoi piedi, siamo afflitti perché siamo peccatori, siamo afflitti perché il nostro corpo è malato, perché non ce la facciamo più, perché nelle nostre famiglie è entrata la malattia, perché dovunque svolgiamo lo sguardo, troviamo malanni, malesseri, malattie. Siamo come assediati, abbeverati di malattie, di mali morali, di mali fisici, di mali spirituali. Gesù, tu sei il medico nostro, tu sei il salvatore nostro. Rialzando le braccia, gridiamo a te, come la folla che gridava a te, salvaci, oh Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Tutti all'unisono cantiamo al Signore. Vieni Signore Gesù, vieni in mezzo a noi, vieni Signore Gesù, come scendesti alla piscina dove erano tanti ammalati. Vieni Signore Gesù, apri il tuo cuore, noi gridiamo a te. Yaliana shura no yaro Nyalura nwani mana kainu yoshero nkyanu Nyaliana mayane stina yore Yana yana yo Signore chi aveva Signore chi ascolti Signore che io mi muova Signore Gesù, tu sei la mia guarigione, dammi la medicina che sei tu, dammi la medicina dell'amore, vieni Signore Gesù, dammi il tuo corpo, dammi il tuo sangue, e corpo di vita, e sangue di vita. Vieni Signore Gesù, mio murino, mio anima, ma dai io vieni io. Dalla testa ai piedi io sono malato, sono tutto la piaga, Signore, non c'è una parte illesa. Piaghe non unto di olio, non plasmate dal medico. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Il male è piombato su di me. Il male che porta alla morte, non è la mia vita,
Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Il germe di morte è entrato nel mio sangue. Vieni, Signore Gesù. Signore, visita i miei occhi, visita il mio seno, visita il mio ventre, Signore Gesù, visita il mio polmone, visita il mio cuore, vieni, Signore Gesù. Visita, Signore, l'anima mia attristata, vieni, Signore Gesù, il peccato mi opprime. Vieni, Signore Gesù, mi ama l'ora na iorano, ogni calorandi che la chiedo, mi ama che mai arano. Apri il mio cuore, Signore Gesù, spalanca il mio cuore, spalanca la mia porta, perché tu possa entrare. Vieni, Signore Gesù, porta la salvezza in questa casa. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Signore, io non sono degno che tu entri in casa mia, ma di una sola parola che il tuo servo sarà guarito. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Luca Maruca Mashun conti tu, capusterà mia mare, me le tue. Io mi metterò in ascolto per sapere che cosa mi dice il Signore. Il Signore mette un termine. Sappi aspettare, il Signore verrà. Mettiamoci l'ascolto del Signore, egli verrà, sicuramente verrà. Non avere così dubbio che egli non venga, egli verrà. Ma sappi aspettare fino al terzo giorno. E il terzo giorno egli verrà a visitarci. C'è una visione che ha un termine. Sappi aspettare il Signore, egli verrà. Verrà a visitarti, verrà a liberarti, verrà a ridarti forza e coraggio, perché il Signore ha parlato. E per sette persone attende il Signore. È una visione che attesta un termine. Se tarda, non aver paura, verrà, aspetta tre giorni, il Signore verrà, verrà a liberarti, verrà a visitarti, verrà a darti aiuto, perché il Signore è il tuo Dio che ti salva. Il mio giusto vive di fede. Chi non ha fede perirà, ma chi ha fede in lui sarà salvato. Quando si proclama la parola, si sta in piedi o nel luogo dove noi ci troviamo seduti, ma sempre con le orecchie tese e il cuore aperto. Non si parla e non si gira, si resta impietriti là dove la parola ci coglie. Questo è il rispetto della parola, la fede nella parola del Signore. Perché se il Signore parla e tu cammini a destra, a sinistra, parli, quale rispetto per la parola di Dio? Segno che non credi alla parola. Il Signore ha detto,
che verrà, se indugia, aspetta. Il mio giusto vive di fede, fede nella parola di Dio, fede in colui che parla, è il testo di Abaco. Il Signore in Isaia 55, 10, dice: la mia parola è quella, la mia parola sale al trono di Dio e non scende se prima non avrà ricevuto l'effetto, e risale con l'effetto ricevuto, perché la parola di Dio, che è effettiva, cioè operante, non è come la parola nostra che dice e non opera. La parola di Dio opera. Egli disse e i cieli furono creati. Egli disse e fu fatto ogni cosa. Abbiamo fede nella parola di Dio e tremiamo davanti alla parola di Dio, perché è il Signore che parla. Sì, o Signore, ti chiediamo di avere l'attenzione alla tua parola, di credere alla tua parola, di ricevere nel cuore la tua parola e di conservarla nel cuore fino al momento in cui questa parola si avvererà. Lode e gloria a te. E quel Signore ci mette l'attenzione di sapere attendere. Sapere attendere la grazia di Dio, nella sicurezza che Dio è buono e verrà incontro ai nostri bisogni. Signore, noi crediamo in te, crediamo nella tua misericordia, nel tuo amore. Si compie in noi la volontà del Padre, perché tutto quello che fai tu è nella volontà del Padre. Ma noi abbiamo fiducia che tutto quello che tu ci ispiri sia ispirato dal tuo Santo Spirito, che conosce la volontà del Padre. Signore Gesù, eccoci questa sera qui davanti a te. Attendiamo che noi possiamo darti gloria, ma attendiamo che tu ci guarisca da tutte le nostre infermità, perché possiamo cantare le tue meraviglie. Lode e gloria a te, Signore. Adesso inizia la lode personale. Chi ha ricevuto qualche grazia del Signore, continua a lodare Dio e a benedirlo. Coraggio, figlia, il Signore cambia in gioia il tuo dolore. E per una donna qui presente, coraggio, o figlia, il Signore cambia il tuo dolore in gioia. Adesso vediamo chi vuole lodare il Signore. Maria. Ci sarà la raccolta dell'elemosina e un gesto sacro, perché l'offerta si fa al Signore, è un sacrificio che il Signore gradisce. Per cui date questo valore all'offerta, all'elemosina, è un sacrificio gradito a Dio, data a Dio, non agli uomini. Anche per un'altra donna, questa mattina, una grazia di guarigione da depressione che dura da tanto tempo. La donna si sveglia come da un torpore, sente una grande gioia nel cuore e una grande pace, si sente come rinnovata dal Signore. Questa guarigione avviene durante l'Eucaristia, senza intervento di nessuno, cioè il Signore ha operato durante l'Eucaristia per la fede che questa creatura ha avuto, che in quel luogo il Signore operava la guarigione. Ringraziamo il Signore. Un'altra testimonianza: sono la mamma, si chiama Scaduto Giuseppa. Sono venuta un sabato al centro Gesù Liberatore per la prima volta. Ho portato la bambina, Sandy, affetta da un tumore alle ossa. Al femore sinistro aveva questo tumore. Ha ricevuto la preghiera di guarigione da Padre Matteo e la sua comunità.
Il 28 aprile siamo andati a Genova per il ricovero dopo aver fatto la radiografia. La bambina è stata trovata completamente guarita, nessuna traccia della macchia. Grazie Gesù. Sì, sono venuto per la prima volta. Guardate, Signore, ha un occhio particolare per quelle che vengono per la prima volta. In genere le grazie avvengono la prima, la seconda volta. Cioè, di preferenza il Signore guarisce quelle che vengono per la prima o la seconda volta. Questa è una constatazione. Questo significa che non dobbiamo sperare, sì. Però di preferenza il Signore colpisce con la sua grazia quelle che vengono la prima, la seconda, la terza volta. Ringraziamo il Signore per questi due casi. Ma quelle che stanno sempre in prima fila aspettando grazie, queste non guariscono mai. Comunque chiediamo adesso, probabilmente per questa guarigione della macchia agli ossi, cioè nel cancro, chiederemo la documentazione di prima e dopo, non perché abbiamo un processo da fare, ma per documentare che il Signore realmente ha operato. E adesso presentiamo al Signore le nostre richieste. Sono tante, ma presentiamoci anche noi, abbiamo bisogno di Lui. C'è qualche guarigione in vista, il Signore tocca le orecchie di una persona, si sentiva poco, adesso si sente bene, è una persona qui presente. Ancora il Signore tocca gli occhi baluginosi di una persona, soprattutto in un occhio, il Signore tocca e guarisce. Ci sono dolori alle costole, alla schiena. Il Signore tocca e guarisce. Il Signore dà una maternità a una persona che attende da diversi anni. Signore Gesù, abbiamo presentato a te l'elenco di tutte quelle persone che con tanta sollecitudine hanno telefonato al telefono ascolto. Ne abbiamo recitato davanti a te questi nomi e tutta l'assemblea ha gridato: ascoltaci, Signore, guariscilo, Signore. Questi fogli ancora saranno oggetto di preghiera, saranno consegnati alle persone che sono state designate perché continuino durante la settimana la loro preghiera. Noi confidiamo che la preghiera dell'assemblea e la preghiera continuata di queste persone commuove il cuore di Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, già che come abbiamo detto all'inizio tutti siamo malati, chiediamo con fede al Signore che passi in mezzo a noi, posi lo sguardo su di noi e ci guarisca dalle nostre malattie. Non abbiamo paura di chiedere. A Lui non tocca, non costa nulla stendere la mano, dire una parola e guarirci. Entriamo in confidenza con Lui e aumentiamo la nostra fede per quanto sia in noi, perché attraverso la fede il Signore scende e la potenza arcana che è in Lui nella sua umanità opererà meraviglia ancora oggi su di noi. Adesso ci alziamo e mostriamo lo spirito di guarigione su tutta l'assemblea. Tutta l'assemblea deve pregare, però non per proprio conto. Anche se ognuno abbia una malattia, dobbiamo pregare per il fratello, per la sorella che ci sta vicino, e dobbiamo pregare per gli altri. Perché questo atto di amore, di carità, per cui noi dimentichiamo noi stessi e preghiamo per gli altri, commuove il cuore di Dio, uno per tutti e tutti per uno. Yana yera namah.
Grazie Signore perché tu stai arrestando un tumore alla sottolingua, la bocca, che si espande alla trachea. Grazie Signore perché tu stai mettendo un fermo a cellule impazzite che stanno coalizzandosi in una persona. Tu fermi questo tumore che si sta formando. Grazie Signore Gesù. Signore Gesù, noi vogliamo testimoniare a te che tu hai guarito. Signore Gesù, tanti sono stati toccati questa mattina. Ti chiediamo, Signore Gesù, che quelli che tu hai toccato alla schiena, alle spalle, alle ossa, alzino la mano. Sono diverse persone toccate nei loro dolori e sono state guarite. Ecco, grazie, grazie Signore Gesù. Una persona è stata toccata alle orecchie, per cui sente un beneficio di un ascolto più chiaro. Ecco, una persona è stata toccata alle orecchie. Chi è questa persona? Alzi la mano. Va bene. Anche gli occhi di una persona, che un occhio soprattutto che era rosso, allungiloso, adesso si è rischiarito e la persona non accusa più il dolore. Signore, ha toccato l'occhio di una persona, vediamo se c'è. Grazie Signore Gesù. E adesso Gesù ti porteremo in processione, la tua parola ci raggiunga, il tuo sguardo ci raggiunga, la tua guarigione scenda su di noi.